Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Primo Levi. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Nel video di oggi vi mostrerò Auschwitz, il più grande campo di concentramento e di sterminio nazista. Ci tengo a sottolineare che ho ottenuto un permesso speciale per poter registrare e pubblicare i contenuti che vi andrò a mostrare. Innanzitutto voglio darvi qualche informazione per quanto riguarda la suddivisione del complesso di Auschwitz. Abbiamo Auschwitz 1, il campo principale, il campo più antico, fondato nella primavera del 40. Poi abbiamo Auschwitz 2, fondato nel 41, meglio conosciuto come Birkenau, questo era il campo più grande. E oltre questi due vi erano anche più di 40 sottocampi, prevalentemente in industrie tedesche. Tra questi il più famoso è il sottocampo di Monowitz, conosciuto anche come Auschwitz 3. Inizio col darvi anche qualche accenno per quanto riguarda la storia di Auschwitz, perché la sua origine è molto diversa dalla sua fine. Possiamo dividere la storia di Auschwitz in due periodi principali, dalla primavera del 40 fino all'inizio del 42, in cui funzionò prevalentemente come campo di concentramento. I prigionieri in questi due anni erano quasi tutti polacchi, prigionieri politici polacchi, obbligati a lavorare in condizioni disumane fino praticamente a portarli alla morte. Il secondo periodo va dall'inizio del 42, in cui si iniziano a liquidare i ghetti, in cui ha inizio la soluzione finale della questione ebraica, e va fino all'ottobre-novembre del 44. In questo periodo Auschwitz continua a funzionare come campo di concentramento, prevalentemente per zingari, polacchi e altre etnie, e contemporaneamente funziona come campo di sterminio per gli ebrei. Nel suo complesso Auschwitz venne poi abbandonato definitivamente nel gennaio del 45. Bene, adesso via via vi racconterò più nel dettaglio la storia di Auschwitz. Iniziamo visitando Auschwitz 1. Fin dall'occupazione della Polonia, la polizia tedesca iniziò ad arrestare migliaia di polacchi colpevoli di reati banali. Ben presto le carceri e i campi di concentramento in Germania non furono in grado di trattenere tutti i prigionieri. Ed ecco allora che nella primavera del 40, a Oświęcim, città polacca che ribattezzarono Auschwitz, i tedeschi iniziarono ad allestire un campo di concentramento per 10.000 prigionieri politici polacchi. La base per Auschwitz consisteva in 20 caserme prebelliche polacche abbandonate. Il 14 giugno 1940, dalla prigione di Tarnów, arrivarono i primi prigionieri politici polacchi ed ebbe inizio la storia di Auschwitz. Ragazzi, qua ad Auschwitz 1 ci sono i blocchi, le caserme in cui vivevano i prigionieri. Sono arredate adesso a museo e ci sono due cose di cui vi voglio parlare. La prima, la situazione in cui si venivano a trovare le persone una volta arrivati qui. I prigionieri ritenuti abili al lavoro, non appena arrivati ad Auschwitz, venivano spogliati di tutti i loro averi e consegnati a barbieri che provvedevano a raderli su tutto il corpo. Successivamente gli veniva fornita un uniforme con un numero identificativo e un triangolo di colore diverso in base all'etnia. La loro sorte era lavorare fino allo stremo per le numerose ditte tedesche. Tutti gli oggetti sequestrati venivano minuziosamente classificati ed inviati alle industrie tedesche, che provvedevano a riutilizzarli per materiali utili alla guerra. C'è una stanza in cui non è possibile fare foto, in cui ci sono 2 tonnellate di capelli umani e venivano utilizzati ad esempio per fare materassi o lacci di scarpe, quindi tutto veniva riutilizzato. L'altra cosa di cui vi voglio parlare è la condizione di vita che vivevano le persone in questo campo. Il numero dei prigionieri ad Auschwitz 1 oscillava intorno ai 15-20.000 e i blocchi freddi, inizialmente senza letti, erano stati progettati per ospitare 700 prigionieri, ma in pratica ne ospitavano fino a 1.200. Le stanze erano così sovraffollate che i prigionieri potevano dormire solo sui fianchi. Le condizioni igieniche all'interno del campo
erano terribili. Le persone potevano lavarsi una volta al mese, questo in teoria, in pratica si lavavano molto meno, vivevano in condizioni veramente disumane, spesso le caserme erano umide, giravano topi, pidocchi, ci sono state diverse epidemie a causa proprio della sporcizia in cui erano costretti a vivere, e a questo ci aggiungiamo l'alimentazione. Le persone potevano mangiare teoricamente 3 volte al giorno, ma i pasti erano i seguenti: a colazione 1/2 litro di caffè o tè, per pranzo 1 litro di zuppa e la sera 300 grammi di pane con 25 grammi di salsiccia o formaggio o un cucchiaio di marmellata. E quindi questa scarsa alimentazione combinata con le condizioni disumane in cui erano costretti a vivere portava le persone molto spesso ad ammalarsi, e questo significava solamente una cosa: non erano più abili a lavorare e quindi venivano mandate nelle camere a gas. Ragazzi, questo è il blocco 11, era ufficialmente la prigione di Auschwitz, ma i prigionieri lo chiamavano il blocco della morte. In questo blocco qui e nel suo cortile sono state fatte delle cose atroci. Sospetti sabotaggi, contatti con civili, tentativi di fuga o aiuti ai fuggitivi venivano puniti con la reclusione nel blocco 11. Qui i prigionieri venivano lasciati morire di fame e sporadicamente impiccati. Il blocco 11 è anche il luogo in cui sono state provate le prime uccisioni tramite gas. Nel cortile del blocco 11 era presente il muro della morte, luogo di esecuzione in cui venivano fucilate le persone considerate una minaccia per il Terzo Reich. Sempre in questo cortile venivano inflitte alcune punizioni. Chi cercava di procurarsi cibo aggiuntivo, chi lavorava in maniera insoddisfacente o chi tentava di suicidarsi veniva frustato pubblicamente o appeso a dei ganci su dei pali con le mani dietro la schiena fino a svenire dal dolore. Ragazzi, andiamo adesso a vedere il forno crematorio ad Auschwitz 1. Fu il primo forno crematorio ed è l'unico rimasto intatto. Gli altri 4 erano a Birkenau, ma furono distrutti prima dell'evacuazione del campo. Qui era una struttura che era già esistente prima dell'arrivo dei tedeschi, l'hanno convertito in camera gas e forno crematorio. L'hanno utilizzato così fino al 43, dopodiché l'hanno fatto diventare un rifugio, per questo ad oggi è ancora presente, poiché dal 43 poi hanno iniziato ad utilizzare le camere a gas e i forni crematori appositamente costruiti a Birkenau, che erano molto più grandi e molto più efficienti. Bene, lasciamo adesso Auschwitz 1 e dirigiamoci verso Birkenau. Nel marzo del 41, durante la sua prima ispezione ad Auschwitz, Heinrich Himmler concepisce l'idea di fondare un campo per i prigionieri di guerra sovietici nel villaggio di Bzezinka, a 3 km da Auschwitz 1. La costruzione di Birkenau iniziò nell'ottobre del 41, ma il campo non svolse mai la sua funzione originaria. Venne aperto infatti nella primavera del 42 come parte integrante del campo di concentramento di Auschwitz, e nello stesso tempo venne identificato da Himmler come il luogo perfetto in cui portare avanti la soluzione finale della questione ebraica. Birkenau arrivò a contenere più di 100.000 prigionieri, ed in questo campo hanno trovato la morte circa il 90% delle vittime del complesso di Auschwitz. Le baracche qui a Birkenau erano decisamente peggiori rispetto a quelle a Auschwitz 1, perché quelle a Auschwitz 1, come abbiamo visto, erano già esistenti, quindi erano state solamente riadattate, mentre queste sono state costruite a partire da zero. Da questo lato ci sono le caserme di legno, costruite per ospitare 400 persone, in realtà ne vivevano molte di più. Ci sono i letti a 3 livelli e in ogni livello dovevano dormire 4 persone, in realtà ci sono stati momenti in cui hanno dormito anche 12 persone su uno stesso livello. All'interno delle caserme non c'erano i sanitari, ma c'era solo una caserma in cui potevano andare
condizioni terribili. Qui ufficialmente era un campo di concentramento, dall'altro lato ci sono le caserme in mattoni, invece al fondo, nascosto nella foresta, c'erano i forni crematori, c'era il campo di sterminio. Parte del campo di Birkenau, rappresentata da queste caserme in mattoni, furono costruite dai prigionieri che lavoravano ad Auschwitz I. Successivamente il campo venne allargato e quindi si iniziarono a costruire ulteriori caserme, ma in legno, perché non c'erano più mattoni a disposizione, e questa parte qui, che era la parte più piccola con le caserme di mattoni, venne data alle donne, mentre nella parte del lato opposto le caserme di legno vennero affidate agli uomini. I medici dell'SS erano formalmente responsabili del servizio medico per i prigionieri, ma in realtà prestavano scarsa attenzione ai loro bisogni e più volte hanno calpestato la loro etica medica, firmando certificati di morte con cause fittizie e partecipando a numerosi esperimenti medici criminali sui prigionieri per conto di aziende farmaceutiche tedesche. Normalmente i bambini ebrei venivano mandati direttamente nelle camere a gas poiché non utili al lavoro. Alcuni bambini però non ebbero questo trattamento e vivevano in una baracca che si trovava qui. Perché? Perché questi bambini servivano a delle sperimentazioni da parte dei medici. Nello specifico qui vivevano bambini utilizzati dagli esperimenti del dottor Mengele. Il dottor Mengele fece diversi esperimenti, soprattutto sul nanismo o sui gemelli. Faceva tantissime analisi preliminari ai gemelli, dopodiché li uccideva attraverso una iniezione di fenolo nel cuore e successivamente faceva tutta una serie di autopsie e analisi comparative agli organi dei due gemelli. Altre sperimentazioni che sono state fatte qui a Birkenau sono ad esempio esperimenti per quanto riguarda la sterilizzazione. Sono stati fatti degli esperimenti ad esempio introducendo un irritante chimico all'interno delle tube di Falloppio delle donne, oppure utilizzando i raggi X, quindi irradiando i testicoli degli uomini o le ovaie delle donne. Questa è un'altra delle cose drammatiche e criminali che sono state fatte qui ad Auschwitz. Qui è presente un vagone originale dei treni che arrivavano qui ad Auschwitz e deportavano le persone. Ogni vagone conteneva in media 80 persone, alle volte anche di più. Il viaggio durava un giorno, due giorni, tre giorni, dipende da dove partiva il treno. Ovviamente le persone dovevano stare in piedi, tutte attaccate, non potevano ovviamente lavarsi, non mangiavano, non potevano utilizzare i servizi e quindi arrivavano qui in condizioni pietose. Normalmente il 20% delle persone moriva già durante il viaggio. Non appena arrivati direttamente in questo piazzale, gli ebrei venivano selezionati da dei medici se in grado di lavorare oppure no. Le persone non in grado di lavorare venivano mandate direttamente nelle camere a gas. Normalmente questo era il 75% degli ebrei. Le persone selezionate dai medici come non abili al lavoro venivano mandate direttamente da questo lato, percorrevano questa strada che sto percorrendo in questo momento e arrivavano direttamente nelle camere a gas. Loro ingenuamente pensavano di andarsi a fare una doccia perché, come detto, il viaggio in treno era veramente un viaggio in condizioni disumane, quindi loro erano anche contenti di andarsi a lavare, di rinfrescarsi e di ottenere un pasto caldo, perché le guardie tedesche in questa fase li convincevano anche che dopo avrebbero ottenuto una zuppa calda, cercavano di essere gentili e cordiali per velocizzare il tutto, per non farli insospettire. Gli ebrei non si immaginavano assolutamente che stavano andando alla morte. Birkenau era ufficialmente un campo di concentramento composto solamente da baracche di legno e di mattoni. Alla fine del campo però, nascoste nella foresta, vi erano quattro camere a gas con i relativi forni crematori. Attraverso una scalinata le persone venivano mandate prima negli spogliatoi e successivamente nelle camere a gas, appositamente costruite sottoterra per coprire le urla strazianti. I cadaveri venivano poi trasportati nei forni crematori in superficie, forni in grado di bruciare 1400 corpi al giorno.
A Birkenau le persone venivano uccise con Zyklon B, un agente fumigante a base di acido cianidrico. Ragazzi, qui c'è quello che rimane di una camera a gas con il relativo forno crematorio. Qui a Birkenau ce n'erano quattro fatte così. La cosa impressionante è che ogni camera a gas poteva uccidere 2000 persone in 20-30 minuti, ma ogni camera veniva utilizzata una sola volta al giorno perché i forni crematori non riuscivano a stare al passo con il numero dei morti. Quindi nel 44, soprattutto, che è stato l'anno in cui hanno accelerato, no? Ma non riuscivano a bruciare tante persone quante ne venivano uccise, e quindi hanno iniziato anche a bruciare le persone all'aria aperta in mezzo alla foresta per accelerare il tutto. È una cosa spaventosa questa cosa qui. Nel luglio-agosto del 44 l'Armata Rossa si trovava a meno di 200 km da Auschwitz. I tedeschi iniziarono quindi una serie di fasi di evacuazione e liquidazione per rimuovere le prove dei crimini commessi. Lo sterminio di massa degli ebrei nelle camere a gas terminò nel novembre del 44. Successivamente le camere a gas e i forni crematori vennero smantellati e poi fatti saltare in aria. Ci sono stati diversi movimenti di resistenza organizzati ad Auschwitz. Inizialmente il movimento principale era composto solamente da polacchi, poi via via si sono unite diverse etnie e sono nati diversi movimenti, e alcune fughe furono particolarmente significative perché servirono per portare all'esterno notizie di quello che succedeva all'interno di Auschwitz. E nello specifico voglio raccontarvi il caso di Witold Pilecki. Pilecki fu un militare polacco che il 19 settembre del 1940, con il permesso dei suoi superiori, si lasciò catturare volontariamente durante una ritata a Varsavia. Questo poiché voleva raggiungere Auschwitz al fine di raccogliere informazioni di quello che realmente accadeva all'interno di questo posto e organizzare un movimento di resistenza. Pilecki rimase qui a Birkenau per circa 1000 giorni, dopodiché la notte tra il 26 e il 27 aprile del 43 riuscì ad evadere. Durante la sua permanenza ad Auschwitz, Pilecki fece 3 rapporti e li inoltrò al governo polacco in esilio a Londra, l'ultimo dei quali è anche stato tradotto e ne è stato fatto un libro, Il volontario di Auschwitz. E il governo polacco ebbe un ruolo importantissimo poiché inoltrò questi documenti alle autorità britanniche cercando di informarli sulla situazione, su quello che stava accadendo qui ad Auschwitz, ma non venne mai preso troppo in considerazione. Addirittura questi documenti vennero ritenuti esagerati. Pilecki poi partecipò alla rivolta di Varsavia nel 44, nel 45 si unì al corpo polacco insieme agli americani e agli inglesi in Italia per la liberazione dell'Italia. Successivamente, alla fine della guerra, sappiamo che in Polonia venne instaurato un regime comunista. Pilecki continuò a sostenere invece il governo legittimo che era in Inghilterra. Proprio per questo era un personaggio, diciamo, scomodo alle autorità comuniste, e quindi fatto sta che venne arrestato, venne processato attraverso un processo farsa e venne condannato a morte. Fu giustiziato in una cella a Varsavia il 25 maggio del 1948. E pensate che fino all'89 le informazioni riguardanti l'attività di Pilecki furono censurate. Solamente dopo la caduta del muro di Berlino, a partire dagli anni 90, la figura di Pilecki venne riabilitata. Mi fa piacere raccontarvi queste cose poiché alle volte ignorantemente sento persone parlare di campi di sterminio, campi di concentramento polacchi, mentre bisogna ricordare che questi sono stati campi di sterminio nazisti. Qui i polacchi sono stati la seconda etnia dopo gli ebrei a essere stati deportati e essere stati uccisi. In Polonia vi era un'organizzazione clandestina creata e sostenuta dal governo in esilio a Londra per aiutare gli ebrei. L'organizzazione Żegota ha aiutato e salvato migliaia e migliaia di ebrei, e bisogna anche ricordare che la Polonia è il paese con il maggior numero di persone nominate giusti tra le nazioni, persone che durante il corso della guerra hanno messo a rischio la propria vita per salvare la vita di almeno un ebreo. La Polonia è la prima al mondo e ne conta più di 7.000. L'evacuazione finale del campo avvenne a metà gennaio del 45. Dal 17 al 21 ci furono le marce della morte. 56.000 prigionieri vennero condotti fuori da Auschwitz e fatti marciare verso ovest. Durante le rotte migliaia di persone vennero fucilate poiché fisicamente troppo esauste per stare al passo con i loro compagni. I soldati dell'Armata Rossa aprirono le porte di Auschwitz il 27 gennaio del 45, giorno conosciuto oggi come giorno della memoria.
Ad attenderli vi erano circa 7.000 prigionieri, di cui almeno 700 giovani e bambini. Ad Auschwitz sono stati deportati 1.100.000 ebrei, 150.000 polacchi, 23.000 zingari, 15.000 prigionieri di guerra sovietici, 25.000 prigionieri di altre etnie, per un totale di circa 1.300.000 persone. Trovarono la morte 1.100.000. Tra i sopravvissuti mi fa piacere ricordare Primo Levi, nato a Torino, laureato in chimica. Io sono di Torino e mi sono laureato in chimica nella stessa università in cui ha studiato lui. L'Aula Magna è intitolata proprio a Primo Levi. Lui visse ad Auschwitz III, che era il sottocampo principale a cui poi furono subordinati tutti gli altri sottocampi industriali. Si trovava a circa 7 km da Auschwitz I. Non è rimasto praticamente nulla se non questo memorial qui in cui mi trovo in questo momento. Primo Levi ha raccontato la sua esperienza nel libro Se questo è un uomo. Lavorò qui in un'industria chimica e riuscì a salvarsi poiché poco prima dell'arrivo dell'armata sovietica si ammalò di scarlattina, venne quindi ricoverato in un ospedale e non poté per questo partecipare alle marce di evacuazione di Auschwitz. Una cosa spiacevole che deve essere ricordata è che purtroppo giustizia non è stata fatta. Sappiamo infatti che delle 8.000 persone che hanno lavorato ad Auschwitz, solamente circa 800 sono state processate davanti a dei tribunali, già un numero elevato rispetto agli altri campi di concentramento. Purtroppo poi la guerra fredda, le nuove situazioni che si sono create in Europa non hanno contribuito ad andare alla ricerca della giustizia. Sappiamo inoltre che molti paesi non sono stati collaborativi nelle ricerche dei criminali, soprattutto molte persone hanno trovato riparo in Sud America. È famosa ad esempio la storia di Eichmann che si rifugiò in Argentina, poi fortunatamente venne trovato, venne portato in Israele dove fu processato e condannato a morte. Hanno fatto anche un bel film su Netflix riguardo a questa vicenda qui, ma la maggior parte dei criminali comunque sono riusciti a vivere la propria vita in clandestinità. Bene, se avete particolarmente a cuore questo argomento, alla fine di questo video e in descrizione vi metterò una playlist in cui potete trovare video simili, come ad esempio il campo di sterminio di Treblinka, che è il secondo campo di sterminio per numero di morti dopo Auschwitz. Trovate anche i video che parlano del ghetto di Cracovia e del ghetto di Varsavia. La cosa più semplice da dire quando si visitano questi posti è che è importante visitarli, è importante ricordare affinché niente di tutto questo possa riaccadere nuovamente. Ebbene, io penso che niente di tutto questo potrà riaccadere nuovamente in questa forma qui. Potrebbe però riaccadere in una forma diversa, in una forma più congrua ai nostri tempi. Ed è per questo che ci tengo a terminare questo video con una mia personale riflessione. Auschwitz è stato solamente l'apice di 12 anni di regime nazista, anni in cui sono state uccise milioni e milioni di persone. C'è chi parla di 15-20 milioni in totale. Quando pensiamo al colpevole di tutto questo, ci viene in mente un solo nome: Adolf Hitler. Hitler è stato senza dubbio uno psicopatico criminale, ma può davvero un solo uomo aver fatto tutto questo? Accanto a lui citiamo magari Himmler, Heydrich, Eichmann, ma davvero pochi uomini hanno avuto il potere di fare tutto questo? La risposta ovviamente è no. Tutto ciò è stato possibile perché consciamente o inconsciamente è stato complice un popolo intero. Milioni di persone ingannate e terrorizzate attraverso una propaganda volta a disinformare e a distorcere la realtà hanno accettato passivamente la situazione. Altri hanno invece supportato attivamente il regime nazista, convinti di star perseguendo gli ideali giusti, convinti di star difendendo la purezza del sangue della propria razza dagli esseri inferiori. Tra parentesi, in Italia tutto questo era supportato anche dal punto di vista scientifico. Il manifesto della razza, o meglio, manifesto degli scienziati razzisti, fu redatto e firmato da 10 scienziati e professori universitari tra i più importanti dell'epoca. Allora, quello che mi chiedo è, se oggi qualcuno attraverso una propaganda a senso unico cercasse di convincerci di qualcosa, censurando, distorcendo la realtà e incutendoci terrore attraverso il supporto di una pseudoscienza, noi saremmo in grado di rendercene conto? O anche noi a nostra volta accetteremo passivamente di farci togliere ogni libertà? O ancor peggio, diventeremo complici nel perseguire e nello zittire chi non si allinea a quello che viene passato come l'unico pensiero corretto? Durante il regime nazista, centinaia di migliaia di soldati
hanno eseguito ordini senza opporsi, hanno fatto cose atroci solamente perché impostegli dall'alto. Allora mi chiedo, oggi, come si comporterebbero le forze dell'ordine? Si opporrebbero ad ordini totalmente insensati e disumani? O anche loro a loro volta li eseguirebbero senza fiatare? Vi ho raccontato di medici che invece di curare la gente la mandava nelle camere a gas. Vi ho raccontato di medici fare esperimenti criminali sulle persone per ordine di industrie farmaceutiche. Allora mi chiedo, oggi come si comporterebbero i medici? Agirebbero sempre in scienza e coscienza, facendo il possibile per salvare le vite degli esseri umani? O anche loro accetterebbero di effettuare sperimentazioni sulle persone solo per compiacere le industrie farmaceutiche? Ebbene, vi lascio con queste domande. Ognuno si dia le proprie risposte. Se nel rispondere però vi rendete conto di sentire un piccolo fastidio, vi chiedo di non ignorarlo. Probabilmente è la vostra coscienza che chiede di essere risvegliata affinché davvero niente di tutto questo possa riaccadere mai più, in nessun'altra forma.